Ehi gente, questo è il video del Benvenuto sul canale con una puntata di Project Zomboid 10 anni dopo. Ritorniamo a, sciarvellarci su come riuscire ad accedere al tetto dalla zona in cui ho deciso di insediarmi. Anche se in realtà, ora che ci penso, sarebbe molto ma molto più semplice costruirmi una casa sul tetto direttamente. Non una casa sull'albero, ma sul tetto. Oppure B, per l'appunto provare a scavare dal tetto verso giù o cambiare semplicemente stanza dentro il cavolo di centro commerciale in modo da accedere a sto cavolo di tetto. Sarebbe un po' più complicato, visto che dovrei per l'appunto fare tutta la strada di... la fatica di spostare tutta la mia mercanzia da un punto all'altro. Poi ho scelto di insediarmi per l'appunto in quel negozio di giocattoli semplicemente per il fatto che era vicino al negozio d'armi dove avevo praticamente tutto il mio stash, ma considerando che ho conquistato tutto il mondo... il generatore lo posso mettere sul tetto. Considerando che ho conquistato tutto il mondo. Eh sì, tutto il mondo, magari. Magari. Vai verso il vicolo vicino, verso il distretto un po' più vicino, l'isolato due passi. Vedi che non è poi così conquistato il mondo. Stavo dicendo, visto che ho conquistato l'intero centro commerciale, posso insediarmi un po' ovunque mi pare. Basta che scelgo una stanza e mi ci insedio. Il problema è che non riesco ad accedere al tetto, come vi dicevo. Ma per questo siamo per l'appunto adesso sul tetto, molto stanchi, senza energie, ma in appunto esplorazione per capire che come combinare questa situazione. Ovviamente possiamo demolire questa recinzione, fare due calcoli per capire dove cacchio ci troviamo. Ma ritengo che l'unico motivo per cui io non possa accedere al tetto da quel punto sia per il fatto che io abbia una di queste cavolo di... come cavolo si chiamano? Verande, non so neanche come definirle. Di queste specie di tettucci di vetro che impediscono l'accesso, perché considerate che l'accesso diretto al tetto dipende molto anche dal materiale di cui è fatto il tetto. Ci sono alcuni materiali che non sono per l'appunto compatibili. Questi sono specialmente i punti in obliquo del gioco. Sfortunatamente non ho avuto tempo per testare in background per i fatti miei un pochino la costruzione. Almeno mi sarei fatto un'idea su quello che cavolo voglio fare. Ma di legna da bruciare, da perdere, ne ho in abbondanza. Quindi cerchiamo di insediarci qui, di farci un bel sonnellino, visto che sono le 3 di notte e sono molto stanco. E domani con la prima luce dell'alba, anche se forse la tarda luce dell'alba sarà, con la tarda luce dell'alba cercheremo di capire come organizzarci. Devo demolire anche le scale. Fortuna che non ho ancora demolite quelle scale di cui vi parlo, le scale centrali, quelle del negozio di elettronica. Fortuna che non ho demolite, se no non avrei avuto modo di portare il generatore su. L'unica sfiga è che non posso accenderlo. Qua per esempio mi dice che cavolo sono sul tetto, vedete anche la pioggia tranquillamente. Mi dici palesemente che sono sul tetto. Ah, ora no. Aia, ecco, mi dice sun sensitivity, però se accendo il generatore non sono così all'aperto. Quindi vai a capire qual è il problema. Ok, meglio tardi che mai ricordarsene. Oh, questa porta è addirittura barricata lì. Come si chiama? Chiusa a chiave. E la madonna, abbiamo antibiotici, beta bloccanti e praticamente crutch, sarebbe la stampella. Credo sia più un'arma che un'utilità. Dubito che la stampella aumenterebbe la mia velocità di movimento. Cioè, voglio dire, cos'è? Corro stampellando? Potrebbe anche darsi, ma l'ho vista troppo spesso conficcata dentro gli zombie, il che mi fa pensare principalmente che sia un'arma. Ok, siamo riusciti anche ad accedere dietro il bancone dell'ospedaliero. Ah, excuse me, una domanda. Un altro bancone. Cosa? No, sono rientrato sempre... What? Ci sono due banconi? Sì, ci sono due banconi, semplicemente. Ma... ah, c'è sempre stata una porta qui. Non l'ho vista, era coperta dalla vegetazione. Era nascostissima. Miele alla grande. C'è di tutto di più. Caffè, bustine di tè, tutto quello che vuoi in questo centro commerciale. Perfino le banane marce. Se vuoi mangiare una banana marce, magari potremmo costruire una scala qui, visto che ci sono. Qui non dovrebbe, cioè, considerando che praticamente l'estremis, se fai due calcoli, praticamente l'estremis del centro commerciale, teoricamente non dovrebbe essere una serra. Teoricamente dovrebbe essere una scalinata normale. Teoricamente. Praticamente la storia potrebbe essere un'altra. Fammi riflettere. Perché comunque se il tetto fosse inaccessibile, devo essere proprio sfigato per il fatto che veramente tutte e tre le caselle siano inaccessibili.
Il che mi fa sospettare che per l'appunto sia la vegetazione che influisce in qualche modo. Però se fosse questa la logica, non influirebbe anche su questo? Non riesco a capire onestamente. Proviamo a rimuovere la vegetazione. Avrei dovuto farlo prima. Potrebbe darsi che sia la vegetazione che non mi permette di piantare le travi aggiuntive. Perché vedete, queste travi, quando sali ancora di più, si costruiscono automaticamente anche al primo piano. Potrebbe darsi che sia quello, ma a parte questo non mi viene letteralmente in mente nulla. Destro, costruisci, scale. No, non è quello. Non è quello, ragazzi. Quindi, vabbè, prenditi tutte le assi a sto punto e vediamo cosa riusciamo a combinare. Quante ne ho? 14. Ora la quindicesima qua dentro. Problema quale potrebbe essere? Che sfortunatamente... Ma credo che sia una serra qui. Sfortunatamente me ne servono altre 15 per accedere al tetto. Ora, speriamo non sia uno spreco di legna. Anche se è alquanto probabile. È possibile che io abbia malinterpretato tutto e effettivamente non sia possibile costruire le scale dall'interno dentro un centro commerciale. Possibile anche quello, eh. Tutto è possibile. Tutto è possibile, ma considerando che io non sbaglio mai, capisci, partiamo già. Io sbaglio fin troppo. Questo è il grande problema. Io sbaglio fin troppo. Adesso costruisci... Non so se fare le scale qui nel corridoio oppure farle direttamente qui dove c'è l'orologio. Quanto abbiamo qui? 1, 2, 3, 4, 5, esattamente 6. Ho paura che mi dia un po' fastidio. Sarò onesto, ho paura che mi dia un po' fastidio. Però qui ho paura che ci sia di nuovo la vetrina del cacchio. Oh, madonna mia. Decisioni così difficili da prendere al volo. Costruisci. Sì, potrei andare sul tetto ed esaminare effettivamente, prima, in ava scoperta, prima di fare questo lavoro. Anzi, facciamolo, va. Facciamolo, va, perché sì, 15 assi di legno non sono difficili da procurarci. Non è difficile procurarcela, però capisci? Se posso evitare di fare più giri, sarebbe anche meglio, no? Di aumentare l'efficienza del mio utilizzo di legna. Voglio dire, cerchiamo di essere ecologici, anche se considerando che l'intera umanità si è estinta in 10 anni, non so a quanto serva la nostra ecologia. Vedi, senza l'apporto umano cos'è diventato questo posto? Tutta erbaccia, tutta erbaccia. Dici che è meglio, credi che la natura sia felice? Io non credo, credo che fosse molto più contenta quando c'erano i boscaioli a gestirsela. Sai, è un po' come, diciamo, avere i capelli lunghi. Cioè, un tizio si tiene i capelli lunghi, ok, se li fa piacere ogni tanto, se proprio non c'è voglia di andare dal parrucchiere, però ad un certo punto dice, ma sai che io avrei bisogno di un parrucchiere? Gli esseri umani sono i parrucchieri della natura. Spuntano le erbacce, capisci? Secondo me la natura la vive così, la sua situazione con l'umanità. Allora, andiamo sul tetto a vedere che cosa c'è esattamente nell'angolo, così almeno ci facciamo un'idea. Mal che vada, posso sempre distruggere il pavimento, vaffanculo. Posso sempre distruggere il pavimento. E poi lì vedremo se distruggendo tutto il tetto è ancora voglia di fare il furbo, maledetto. Adesso sono un po' sovraccarico, sì, riesco a correre, ma sono un po' sovraccarico. Considerando che ho 11 kg, vabbè, non sono così tanti rispetto al solito. Solitamente sono molto più sovraccarico. Però sono comunque sufficienti da non permettermi di avere l'agilità massima. Muoviti una siga, bro. Se no veramente mi potrei costruire una semplice casa di legno qua sul tetto, sposto tutto qui. Casetta sul tetto, sul centro commerciale, letteralmente. Non ti può toccare nulla, secondo me. Oggetto smontabile. No, io non voglio smontare, io voglio letteralmente distruggere. Cosa che, sì, secondo te io mi metto lì con il saldatore come un cretino? Posso anche distruggere il muro da dentro, non è un problema. Però, facciamo così. Facciamo così che è meglio. Che è meglio. Ok, siamo sul tetto di questo centro commerciale dannato. Ora, onestamente c'ho paura a camminare di qua perché credo che... Vedete che sia bucato. Credo che sarebbe una caduta di tipo 1, 2, 3 piani. Difficilmente sopravviverei a una caduta del genere. Anche qua, essendoci la vegetazione, non mi convince in realtà. Credo che sia un tetto fittizio. Vedete? Che dentro si vede. Secondo me è un tetto fittizio e in realtà si cade giù. Non voglio fidarmi. Secondo me si cade giù di lì. Allora, vediamo. Qual è il punto? Sicuramente c'è una cazzo di serra così anche lì. No. Ora qual è il problema? Cristo e Dio. Allora, teoricamente noi dovremmo essere qua. Dobbiamo fare i calcoli. Dobbiamo fare i calcoli letteralmente di quante caselle dobbiamo... Almeno che io non demolisca direttamente qui e basta. Me ne sbatta altamente.
Però guarda, ti senti il re del mondo dal tetto di questo centro commerciale. Il re del mondo, veramente. Ti prendi un fucile e spari gli zombie dalla distanza e ti diverti. Poligono di tiro. Poligono di tiro più interattivo di sempre. Il fatto è che sparando credo che verrebbero attirati dalle nostre barricate. Allora, qualcuno mi ha visto? Non credo. Non credo proprio. Però vedete, generalmente la migrazione li farebbe venire di qua. Come mai non stanno migrando verso il centro commerciale? C'è qualcosa che non va. Non lo so. Allora, che cosa posso fare? Dovrei calcolare da dentro, avrei dovuto farlo prima. Quante caselle siano in corrispondenza di quella scalinata? Teoricamente dovrebbe essere più o meno qui. Vediamo qui che cosa c'è. Non so neanche perché sia registrato come esterno. Allora, io ero convintissimo che ci fosse una serra o qualcosa. Non ci vedo dentro, maledizione. Non ci vedo un cacchio dentro. Veduma. Ok, qui praticamente c'è il sole. Quindi qui c'è la scalinata, è più o meno qui. È più o meno qui. Ora, cerchiamo di essere sicuri, dai. Cerchiamo di essere sicuri al 100%, quindi facciamoci una bella corsetta. A meno che io semplicemente non mi costruisca una corda, scenda direttamente da qui, dal tetto. Come barrica? È considerata una finestra sta roba? Come barrica? Come barrica? Non ho degli stracci sfortunatamente con me. C'è uno zombie nei parametri? No, non c'era nessun zombie sul tetto. Veramente, mi prendo degli stracci e mi faccio un cavolo di... Un cavolo di coso, come si chiama? Una corda, scendo direttamente laggiù. La cosa più intelligente. Più che altro per una questione di velocità, non devo farmi tutto il giro, no? Adesso vediamo. Quante me ne servirebbero? 1, 2, 3, 4. Teoricamente 3, 4, 5, 6. 6 vestiti, 6 abiti diversi per farmi questa. Questa, diciamo, scalata. 6 abiti diversi che in realtà so dove prendere. So esattamente dove prenderli. Guarda, proprio a caso nostro. Ok, 1, 2. Sì, dai, prendiamo questo. 1, 2. Vestito piccolo con spalline, dubito che non indosserò mai. 3, 4, 5, 6. Allora, fai corda di stracci. Come tutto, 7. Tutto 6, infatti. Tutto 6. Fanne con 6. Ottimo. No, 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 che strappa. Fai corda di stracci con tutto 6. Maledizione, stavo per strappare i vestiti. Ok, e adesso, visto che siamo in punto matematico, cosa vuoi mangiarti? Mangiati del bicarbonato e stai zitto. Hai fame? Magnate le unghie. Scusami, Ma scusami. Cosa abbiamo qui da mangiare? Devo aver lasciato un botto di alimenti. Mangiati i semi in fragola, poi rigoglieranno dentro, cresceranno dentro il tuo stomaco e diventeranno dei veri e propri, delle vere e proprie fragole, capisci? Pianti direttamente nello stomaco, così dopo ti eviti pure la fatica di mangiarle. L'importante è bere tanta acqua, così i semi, diciamo, diventano per l'appunto la piantina. Apri, uno. Immaginate funzionasse veramente così. Ti mangi i semi, aspetti un mesetto, spuntano i cavoli nello stomaco e non devi mangiare. Fa tutto il corpo. Allora, questa forse mi converrebbe metterla momentaneamente qui. Adesso iniziamo a calcolare. Anche se non sono poi così convinto. Iniziamo a calcolare. Forse dovrei prendere un altro abito. Prendiamo un altro abito per sicurezza, per fare 7 corde di stracci. Non si sa mai. Metti che me ne voglia 7. Fai corda di stracci 1. Così ne abbiamo 7. Così siamo in over e siamo sicuri che ci basti. Ok, vediamo qua. Allora, questa dovrebbe essere per forza in corrispondenza per l'appunto dell'ultima fase del tetto da cui vedevo tutti gli zombie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fino alla porta, 8, 7 fino alla porta, quindi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ok, 41 destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vuoi vedere che sto quadro di merda, magari, che mi sta rompendo le scatole? Oddio, non ci ho pensato.
Oh mio Dio, se è veramente sto quadro, lo butto sul fuoco, ve lo giuro. Lo butto sul fuoco se è veramente questo quadro di sughero del cacchio. Sì, vabbè, hai capito. Se è veramente lui. Questo invece che cos'è? Boh, dei fogli di carta. Se fosse veramente lui, teoricamente mi comparirebbe. Mi sarebbero comparse solo due delle caselle rosse. Però potrebbe darsi che sia veramente lui. Non ci credo. Se è veramente lui, da picchiare, guarda. Oh, Madonna, non ci stanno due assi. Vediamo, solo per vedere se funziona. Tanto le scale lì le dovrò costruire per forza. Ancora, cos'altro ho che non ci sta? Un asse mi manca. Non voglio fare due giri, cazzo. Non c'ho voglia. Non c'ho voglia di fare due giri. Più che altro correndo così mi stanco davvero tanto. Mamma mia, sta odissea per il cavolo di tetto. Devo ancora testare la motosega, voglio veramente testarla. La benzina ce l'ho. Quindi non dovrebbe essere troppo difficile. Più veloce, ragazzo. Più veloce, ragazzo. Più veloce, ragazzo. Ok, ottimo. Corri così. Corri così, almeno livelliamo anche forza e fitness. Voglio dire. Tanto, non siamo mica in emergenza, possiamo anche permetterci di fare queste piccole cafonatine di allenamento, no? Possiamo anche allenarci nel frattempo. Il fatto è che non vorrei dimagrire. Sto dimagrendo. Riccardo, è meglio se inizi a trovare i grassi con la fotosintesi, se no veramente ti faccio mangiare un'intera barretta di lardo, senza grissini. Senza grissini, poi vediamo. Il destro costruisci. No, clic destro, costruisci, non distruggi, costruisci scale. No, non è questo. Non è questo. Oh, maledizione. Cosa potrebbe essere? Sapevo che non fosse quello perché comunque avevo costruito il pavimento. Potrebbe essere solo il tetto a sto punto, veramente. Magari mi sto sbagliando, è semplicemente il tetto. Ah sì, devo calcolare. 41, 41. 41, 41. Di qua. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, dal sesto in poi demolisco per 4, per essere sicuri, anzi per 5. Quindi 41 destra, 6 in basso. Interessante. Ce l'ho il martello da demolizione? Sì, impugna due mani allora. Impugna due mani e fammi una bella corsa, ragazzo mio. Suda come non mai. Suda come se non ci fosse un domani. Lo ripeto, almeno livelliamo così anche un po' di corsa. L'importante è non sbattere contro un muro. C'ero quasi andato vicino. Non so se tenermi la giacca a sto punto, cioè veramente ci sta da un punto di vista stilistico, ma visto che sto sudando. Ah, ma è una camicia, non è neanche una giacca, è una semplice camicia. Allora niente. Allora nulla da dire, ragazzo. Non riesco a capire perché non abbiano integrato le scale a pioli, ma senza mod non ti permettono di salire sulle scale a pioli. Secondo me è una cosa letteralmente stupida. Cioè, puoi tranquillamente salire sulle scale, sulle corde. Alla fine metti lo stesso comportamento che hai per le corde. Quello per le scale a pioli. Quindi sale. Non è difficile da integrare. Ci sono infatti le mod che ti permettono di salire sulle scale a pioli. Invece in vanilla non puoi salire sulle scale a pioli. Sapete, quelli là con i gradini. Solo sulle scale, per l'appunto, costruite. Ok. No, ma che raccogli? Distruggi. Stavolta distruggi, quindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, 41. Ok, questo è il 41esimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ho detto dal settimo. No, dal sesto ho detto. Quindi demoliamo sto cazzo di tetto. Vaffanculo, bastardo maledetto. Vediamo cos'è che mi sta dando fastidio. Il problema è che non ci vedo dentro. Lo stesso vale da giù, non ci vedo sopra. Vabbè, teoricamente, se i miei calcoli sono corretti, dovrei poter saltare tranquillamente là dentro, vero? Se i miei calcoli invece non sono corretti, mi spacco le ginocchia. Allè. Ok,
Ok, ci vedo qualcosa. Oh, ok, è giusto, alla grande. Clic destro, costruisci. Scale. Ok, sì, era il tetto, maledizione. Il tetto particolare che non si sfonda. Ecco qual è il problema per il mio accesso al tetto. Era il tetto che era fatto di un materiale particolare e non si sfondava. Ora ci siamo, alla grande, possiamo mettere il generatore. Era il materiale del tetto. Io pensavo fosse una serra, ma è semplicemente il materiale del tetto che era registrato. Non è registrato come materiale smontabile, apparentemente, senza per l'appunto il martello da demolizione, e non può essere sostituito dalla legna. Questo era il motivo. Semplice, semplice. Ma io adesso voglio demolire questa scala. Distruggi questa scala di merda. Distruggi. Me ne frega. Me ne frega, qua mi dà fastidio. No, aspetta, c'è il generatore sopra. Che poi mi rimane il generatore a metà. Devo cercarne un altro. Immaginate, rimane lì fluttuante perché è collegato. Me ne devo trovare un altro. Meglio di no. Prendi il generatore. Ora, speriamo che sul tetto non sia registrato come area chiusa. Se no, veramente, cioè, se sei da investire, sei. Vuoi vedere che sul tetto mo' è registrato come area chiusa? Perché non l'avevano considerato che qualcuno sarebbe stato così pazzo da andarci? Vediamo. Destro. Lascia il generatore. Il destro. Collega il generatore. Ti prego, dimmi che funziona. Ok, accendi. Non sto perdendo vita alla grande. Ce l'abbiamo sul tetto il generatore. Ha funzionato. Finalmente abbiamo accesso al tetto. Adesso che cosa possiamo fare? Ovviamente mettere della terra sul tetto. Poi vi faccio vedere come si fa. Mettere della terra sul tetto, mettere dei barili per la raccolta della pioggia. Il generatore ce l'abbiamo, quindi la luce c'è. E vediamo, interruttore. Se ho ragione. Ah, abbiamo luce! Finalmente, la grande. Alla grande abbiamo luce nel centro commerciale. Qui invece l'interruttore dov'è? Vabbè, non importa. E anzitutto dobbiamo veramente ripulire questa zona, quindi... Proteggi dall'erosione? Che cacchio vuol dire? Cosa vuol dire? Proteggi dall'erosione. Sì, è veramente troppo lunga l'animazione per rimuovere le erbacce, raga. Letteralmente troppo lunga. C'è da morirci. Potrei anch'io semplicemente cercarmi uno che è già ripulito, solo che questo mi piace per più che altro la pavimentazione di questo colore beige, sembra carina, molto più casalinga rispetto a, che ne so, un altro che sembra per l'appunto un centro commerciale. Questa è la cosa più casalinga che sembra. Devo solo rimuovere questi cavoli di cassetti che ovviamente voglio sostituire con qualcosa di molto più pratico, quindi armadietti, ma anche casse di legno, ma questi cassetti fanno troppo centro commerciale. E nulla, sarà un posto vivibile, finalmente. Solo che non trovo l'interruttore della luce, non so dove cacchio sia. Devo sistemare anche quella cavolo di finestra. Ma quello, tutto a tempo debito. Faccio remove vegetation perché rimuove sia muro che pavimento. Altrimenti dovrei fare rimuovi rampicanti e rimuovi l'altro. Quindi sarebbero due azioni invece di una. Almeno così. Ok, magari ci metto un po' più di tempo, ma... No, non ci metto neanche più di tempo, secondo me. La durata è di tutte e due, però se ci pensate, varia tra remove vegetation e magari danneggia il tuo attrezzo tagliando le cavolo di vines. E capisci che è solo da guadagnarci facendo così. Ok, proprio bello. Proprio bello. Sono contento che sia riuscito ad accedere al tetto. Sono contentissimo. Che miseria, che fatica. Eh sì, generalmente ci sono alcuni tetti, quindi abbiamo capito che questo tetto che è fatto di metallo è insfondabile quando costruisci le scale. Normalmente non hai questi problemi, oppure ovviamente costruisci le scale da fuori. Ora, che io ricordi, l'ultima volta che ho costruito le scale le ho costruite da dietro, da dentro, e non ho avuto questo problema, nel senso che dovevo salire sul tetto e demolire le scale. Non mi pare affatto. Poi magari mi ricordo un cacchio. Per esempio questo, per esempio, mi conviene rifare rimuovere vegetazione normalmente. Solo i muri li rimuoviamo in questo modo perché è più veloce, ma qui, dove è il centro, mi conviene rimuovere manualmente. Nel senso, con quello vanilla perché è più veloce. Anche se quello vanilla non mi pare che rimuova tutto, in realtà. Rimuove la vegetazione, l'erba, ma rimangono praticamente i detriti, mi sembra di capire. Per rimuovere tutto veramente devi rimuovere vegetation, devi mettere a fare questa azione che è per l'appunto un'azione moddata. Non è un'azione del gioco vanilla. Lo capiamo dal fatto che è in inglese.
Adesso rimuoviamo anche questo allora, visto che ci siamo. Devo sostituire questa finestra che è rotta. Ce la procureremo da un'altra parte adesso. Dobbiamo cercare, ma non dovrebbe essere troppo difficile. Dobbiamo iniziare a ingrassare, arrivare almeno 79-81 kg per essere lì in peso medio, e poi decideremo come proseguire la nostra avventura. Credo che andrò un po' in giro per la città a esplorare qualcosina, magari per livellare il mio livello in meccanica. Voglio farmi un garage qui e livellare meccanica per una volta, visto che Riccardo Grimaldi sa sparare ma in meccanica non ne capisce così tanto. Ci facciamo una macchina bella, nuova, nuova, fresca, alla caccia magari di una macchina sportiva in città. Questa è la mia idea, di andare a cercare una macchina sportiva in città e di livellare meccanica per avere finalmente una bella macchina sportiva con cui cazzeggiare. Semplicemente cazzeggiare. Detto papale, papale. Ok. Abbiamo rimosso tutto dai muri. Sono a posto. Quindi queste luci valgono per tutto il corridoio, suppongo. Questa non funziona. Questa non funziona, questo interruttore è finto. L'hanno messo per i bambini per divertirsi, è finto. Questo funziona, ma questo è finto. Eh sì, questo funziona, ma l'altro è finto. Ok, non stiamo soffocando per il gas, questa è la cosa più importante. Adesso lascerei il martello da demolizione, perché non ci sarà più utile. Giustamente lo lascerei qui, almeno non sono più sovraccarico. E la corda di straccio anche non mi serve più a sto punto. Anche se, effettivamente, un accesso più veloce al tetto lo potrei fare. Qua. Dammi qua, vai. Poi rimuovi il rampicante, cammina verso... Aggiungi corda di fuga, vedi? Aggiungi corda di fuga. Cos'è? Non posso? Aggiungi corda di fuga. Non posso farlo. Credo di poterlo fare, visto che è registrato come bucato quasi. Destro. Vediamo. Rompi finestra. È un corro... No, non posso neanche rompere la finestra, cioè nulla da fare. Sta arrivando una bella bufera. E io avrei fatto veramente bene ad avere... Muovi erba? Ho paura. Ho paura a camminare su quel vetro. Ok. No, non riesco a mettere la corda di fuga. Pensavo di sì. Vabbè, posso fare semplicemente un buco, mettere la corda, anche quello è possibilissimo, ma non voglio avere un buco così nel mezzo del tetto e poi caderci. Meglio evitare. Meglio evitare. Ok. Fatto che... Sì, ok. Teoricamente se cammini sulle scale non c'è il rischio di cadere, è solo sulle tiles, quindi vedete, solo su queste tiles piatte puoi cadere. Quindi se io camminassi qua dal tetto cadrei, questo è un dato di fatto, mentre sulle scale non c'è alcun rischio, vedete, è come un muro. Infatti le scale, c'è un glitch che ti permette di utilizzare le scale come barriera. Vedete, questa non ci puoi passare, ma se tu metti delle scale così gli zombie non ci possono passare. Quindi se tu hai una staccionata, mettiamo di questa portata qui, tu puoi tranquillamente costruire una scala, così, obliqua, e gli zombie letteralmente non possono passarci. Quindi se trovate una staccionata, io non vi consiglio di glitchare perché cambia l'esperienza del gioco, ma è un modo glitchato per letteralmente essere intoccabili. Per essere letteralmente intoccabili, semplicemente mettete una scala parallela al cancello. Alcuni cancelli ovviamente sono più grandi, magari ne hanno 4. Lì, anche lì, c'è una maniera particolare in realtà di costruire le scale. Lì devi costruire prima quella più esterna e poi quella più interna di scala, perché altrimenti ovviamente non le puoi costruire, perché devono essere sopraelevate l'una dall'altra. Quindi devi costruire quella più esterna, poi quella più interna di scala. E ci sono dei video tutorial su internet, ora non ve lo faccio vedere perché non sono un fan dei glitch, non ne abuso praticamente. Non so quando mai ho utilizzato un glitch nella mia run. Non mi piacciono i glitch perché rendono l'esperienza di gioco un po' troppo facile. Letteralmente penso che sia una cosa che fixeranno eventualmente. Sto solo usando le corde di fuga così a caso. Ma ci sono dei video magari su internet, credo che ci siano, che ti mostrano su come per l'appunto gestire questo trucchetto che vi insegno. Semplicemente detto verbalmente, costruisci quella più esterna, poi quella più interna, e avrai una barricata di scale, avrai due scale allo stesso livello, quindi non ci sarà la necessità di farle sopraelevate, no? Saranno allo stesso livello, quindi salita, salita, e faranno da barricata in questo modo. E nessuno zombie potrà passare. Adesso posso raccogliere questa scala? No?
da questa finestra. Ha un tappeto nero, supporto per manichino. No, non voglio rompere la finestra. Non posso muovere la finestra, mi ricordavo di sì. Vabbè. No, non posso rimuoverla. Solo le mattonelle posso rimuovere. R non funziona. Eh no, non posso rimuovere il muro. Ok, chiarola. Pensavo di poterlo fare. Come le finestre normali, puoi rimuovere solo le finestre normali. Disassembla il manichino. No. Eh no, non posso farlo, quindi mi terrò quella finestra rotta così. Maledizione. Mi darà fastidio, io sono. Non so, non credo di soffrire di sindrome ossessiva, compulsiva, ma vedere quella finestra lì rotta mi darà un po' di fastidio. Non lo nego. E vabbè, comunque abbiamo un compito da fare, da rimuovere tutta la vegetazione. Forse è meglio se accendo la luce, visto che sono un poveraccio. Benzina ne abbiamo, mal che vada andiamo a recuperarla. Tanto dobbiamo comunque livellare. Il fatto è che non so come accendere la luce qua dentro. Ah, eccolo là, l'interruttore. Maledizione. Eccolo qua. Ah, eccolo qua, l'interruttore. Alla grande. Allora posso spegnere quella nel corridoio, giusto per non consumare inutilmente energia elettrica, tanto ne abbiamo da qua dentro dove ci serve. Abbiamo energia elettrica, quindi rimuovi vegetazione, possiamo spostare tutti i televisori che vogliamo qua e guardarci le cassette che vogliamo. No, non rimuovi vegetazione, fai rimuovi erba. Guardate che è più veloce. Vedete che è più veloce della moddata. Semplicemente che quando c'è questa spazzatura devi fare per forza remove vegetation. Destro. Per questa invece devi fare per forza remove vegetation. Capito? Capito la differenza? Perché quella è roba moddata, mentre la vegetazione normale puoi rimuoverla tranquillamente. Non avrei mai pensato che fare il giardiniere fosse così noioso. Lo faccio nella vita reale, ma non lo trovo così fastidioso. Però qua premere clic su ogni casella e aspettare che si strappino le erbacce. È un inferno. Magari potessi passare la motosega così e taglio tutto. Sarebbe anche meglio. Ok, rimuovi erba. Tutto, tutto, tutto. Lavoraccio. Però sì, vanilla è molto più veloce. Se invece fai coso della mod, ci mette una vita. Cristo santo. Questo perché non è stato rimosso? Vuol dire che ci sono delle arrampicanti lì dietro. Delle arrampicante. In ogni caso, ora che abbiamo il generatore, sì, vorrei spostare del terriccio lì sul cacchio di tetto. Remove vegetation. Vorrei rimuovere, mettere del terriccio sul tetto, piantarmi i semi e avere una fattoria, qualcosa, sapete, una fonte rinnovabile. Poi un'altra cosa che devo fare, ovviamente, sono i sacchi della spazzatura e farmi dei barili per la raccolta della pioggia. Ora che piove, specialmente, sarebbe proprio l'ideale. Solo che le assi di legno dovrebbero essere dentro il mio furgone, ma i sacchi della spazzatura, quelli dovrebbero essere un pochino più problematici. Credo di averne raccolti un paio, ma non sono così sicuro di averne raccolti abbastanza. Malediction. Sì, perché te ne servono tipo 4 o 6, se ricordo bene. Forse 6 assi e 4 sacchi della spazzatura. Comunque, lì più o meno, no? Siamo più o meno lì. Mi sa che li devo cercare, i sacchi della spazzatura. C'è la mia maschera da saldatore ancora. Ok, accendi la luce. Accendi la luce perché ho paura del buio. Ora che mi posso permettere di avere la luce, non ho più paura tanto del buio. Vediamo, qui vestiti, ovviamente, nulla di interessante. Spegni. Siate conservativi, ma comunque una luce accesa non è che consumi quel granché. Sì, consuma, ma penso sia tipo l'1% ogni 4-5 ore di gioco. 5 ore intendo di queste, non 5 ore della vita reale. Sarebbe un pochino troppo, non credete? Però sì, comunque generalmente la luce non consuma tanto. Quelli che consumano di più sono i frigoriferi. E sì, i frigoriferi sono quelli che consumano di più in questo gioco. Da un punto di vista elettrico. Beduma. No, niente sacchi della spazzatura. Credevo di averne un paio, ma apparentemente mi sbagliavo. Vorrei mettere una corda qui, perché le ho buttate tutte lì come un cretino, ma non ne ho messo neanche una qui. A portata di mano, intendo. Ok, entriamo là dentro. Non ci vedo nulla. Prendiamo una torcia. Beduma. Anche se anche qui posso accendere la luce. Veduma, veduma, niente di interessante. Dov'è che avevo lasciato tutti i sacchi della spazzatura? So di averne raccolti un paio, ma non mi ricordo se ne ho raccolti abbastanza. Forse non ne ho raccolti abbastanza. Ne ho raccolti per l'appunto solo un paio e li ho lasciati dentro la macchina. Questo vuol dire che devo andare alla ricerca di sacchi della spazzatura per ogni casa del
entro questa città maledetta. Ma è possibile che questo negozio non abbia un cavolo di sacco della spazzatura? È possibile. Ma scusami, com'è possibile? Vediamo fuori. Ok, ecco qua, sacco della spazzatura 1. Ce ne abbiamo. Poi ci saranno delle assi di legno, ovviamente. Credo di averne alcuni qua dentro, la macchina della polizia. Non ne ho. Allora, perché pensavo di avercene? Non ne ho. Vabbè, comunque, costruisci. Non è cassa di legno, è mobile, barile per la raccolta della pioggia. Questo è il migliore. Servono 4 assi e 7 di carpenteria. Allora faremo questo. Servono 4 assi e 4 sacchi della spazzatura. 4 assi e 4 sacchi della spazzatura. Ora come ora dovrebbe bastarne uno. 4 assi e 4 sacchi della spazzatura. Sai che mi conviene veramente andare per le case a cercare sacchi della spazzatura a sto punto. E qui faccio prima per l'appunto raccogliere la terra. Basta, raccolgo la terra e me la metto sul tetto dove pianto per appunto delle fragole, mi faccio un campo coltivato e... A posto. Vediamo. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Allora... Abbiamo semi di fragola, solo semi di fragola c'ho. Solo semi di fragola. Pensavo di avere molto di più. Vabbè, qualche contadinotto lo troviamo. Dov'è la pala? Eccola qui. Impugna a due mani quest'arma letale, arma dispensatrice di morte. Guarda che era una delle mie armi preferite quando avevo appena iniziato a giocare. Non so come mai, ma mi piaceva proprio il suo sbadonk. Sbadonk. Sapete, un suono metallico di una vanga sul cranio di uno zombie. Una meraviglia. Ora, usciamo fuori, cerchiamo di scavare un po' di terriccio e ce lo portiamo sul tetto. Ci dovrebbero, beh, prendiamone 6 ora come ora. Ah, cacchio, mi serve coso, mi serve un sacco. È vero. Non puoi semplicemente. Sì, è troppo facile. Non puoi semplicemente mettertela in tasca la terra. Ti servono dei sacchi per contenerla. Un po' come il cemento, no? Quindi sacco di cemento, sacco di ghiaia, sacco di di merda. E così via. Sacco di merda lo vedete adesso? No. Non si infamma, Riccardo. Bada, eh. Quel che dici? Adesso i sacchi più vicini che mi vengono in mente, in realtà, sono quelli dell'ortofrutta. Nel magazzino, teoricamente, del supermercato dovrebbero esserci dei sacchi della frutta, se non sbaglio. Dei piccoli sacchi della frutta che posso svuotare per l'appunto per avere la frutta, no? Sì, per avere la frutta marcia non mi interessa, ma per avere, come volevo dire, il sacco. Qua, potrebbe esserci qualche sacco, se no nel deposito mi ricordo di aver visto qualcosina. Sì, nel deposito. Ah, cacchio, credo che mi abbiano visto. Meglio se non faccio rumore. Però potrei rivelare la skill passo leggero e sneaking tranquillamente. Solo che vorrei anche evitare di andare fin lì a ucciderli, sapete? Patate in scatola. Effettivamente un po' di fame credo di avercela. Parla è patatozzo in scatolozze. Vedo. Apri il patatozzo in scatolozze. Ok. Andiamocene via, va. Bevanda gassata, posso anche quella berla? Per evitare bidone rotondo. Posso bermi anche quella per... Come si dice? Per togliermi un po' di fame. Beviamocela. Mangiamoci le patatozze nella scatolozza. Mangia tutto. Furtività sono così basso. Oh Dio. Così come passo leggero. Sono proprio basso. Oh madonna mia. Dovrò mangiare prima di andare sottopeso. Dovrò mangiare un po' di lardo, e al più presto, perché sto per andare proprio in sottopeso. Però ho visto qualcosa di interessante qui. Un sacco della spazzatura. Sai cosa? Visto che sei un sacco della spazzatura, ti lascio questo e questo. Sono una persona educata, non lascio le cose a terra, scusami. Mica disgustoso io. Sono molto educato. Tendo a essere educato. Mi sforzo di esserlo. Allora, vediamo qui se c'è qualche sacco. Cioè, c'è una cassa intera e dentro c'è una graffetta. Che era il magazzino di questo? So che c'era un magazzino. Sono sicuro. Ci fosse un magazzino di questo centro commerciale. Che era? Era sulla sinistra? Sì, era sulla sinistra allora. Perché mi ricordo di aver visto qualche sacco di frutta. Era qua dentro. Questo è il magazzino. Ok, ecco qua. Sacco dei peperoni. Impugna secondario. Semplicemente così. Ah. No. Cosa? Apri? Semplicemente apri il sacco di peperoni. Ah, ok. E c'è il sacco. E 12 peperoni marci. Tutto qua. Ok.
Ottimo, peperoni li lasciamo lì, sacco di cipolle, purtroppo anche questo, sacco di cipolle marci. Prendiamo due sacchi, ogni sacco dovrebbe contenere sì e no due o quattro, forse quattro in totale di coso, come si chiama. Dovrebbe essere in grado di contenere quattro terra, ogni sacco, se non sbaglio. Cerchiamo di non scavalcare quella finestra, se no ci becchiamo qualche frammento di vetro nel corpo. Tra l'altro, se volete livellare per l'appunto l'abilità pronto soccorso, se avete tempo da perdere, da sprecare, un'abilità letteralmente inutile, c'è questa tecnica, è la più intelligente per l'appunto, di camminare scalzi sui vetri oppure scavalcare le finestre, perché il più grande boost di esperienze che puoi ottenere dal pronto soccorso è premendo, curando una ferita, chi ha una scheggia di vetro o un proiettile. Quindi premi clic destro, rimuovi proiettile, clic destro, rimuovi frammento di vetro. Quello è quello che ti dà più skill di tutte in raccogli terra, ecco qua. È quello che ti dà più skill di tutto in Project Zomboid. Ok, quindi qui ho la terra. 2, 3 e 4. Sì, ce ne stanno 4 ora già. Mi sembra di aver sentito uno zombie. No, niente. Devo estorma, l'ho sognato. Ok, abbiamo del terriccio. Adesso possiamo andarcene. Tornare su. Mi mangerò una barretta di lardo perché sto tizio è sempre a dimagrire. Vabbè, ho corso tutto il centro commerciale in questa puntata, quindi capisco anche la stanchezza. Il bruciare le calorie, però, zio. Stai bruciando calorie da non so quante puntate ormai. È grave la situazione. Quindi mangiamo un po' di burro, un po' di larduccio, giusto per compensare questa carenza di calorie. Sì, alla fine è tutta una questione. Come nella vita reale, se hai più calorie di quante ne bruci, ingrasserai. Anche nella vita reale è così. Quindi cercate di avere più calorie di quante ne bruciate, dovreste essere a posto. Posso anche bere in realtà. Bevo del whisky che sono tutte e due. Mi daranno il sonno, ma sono tutte e due 3000 calorie in totale. Vabbè, sarò ubriaco, ma alla fine ubriaco non serve a niente, cioè non è niente letteralmente in questo gioco. Non vi preoccupate. Ho bevuto anche quella? No, bevi tutto. Devo essere ubriaco marcio. Come fai dopo una bottiglia di whisky a non essere ubriaco marcio? Non è nulla, tranquillamente. Vi dico tranquillamente, l'ubriachezza in questo gioco è solo un emoticon. Non è nient'altro, non vi preoccupate, non siete più lenti, vi fa venire sonno, questo sì, ma non siete più lenti, non c'è nessun problema ad averci la stanchezza. Adesso, clic destro, spargi terra e ci facciamo il nostro piccolo campo coltivato. Quindi, qua. 2, molto facile, vero? 3, 4. Ok, 5, 6. Cioè, ci metti più tempo a versarla che a scavarla. Incredibile questo uomo. Un altro glitch molto frequente, non è molto popolare, ma è molto nascosto, è per spawnare terriccio infinito. Ora, io sono il re dei glitch, ma solo perché li conosco. E un trucchetto per spawnare della terra infinita è: magari sei su un tetto, no? Voi della terra infinita, usare la ghiaia. La ghiaia, per l'appunto, se versate il sacco di ghiaia, coprirà quella parte di terra di ghiaia. Ma la ghiaia è un pochino glitchata perché se rimuovi la ghiaia dopo averla piazzata, sotto ci sarà il terriccio, automaticamente. Quindi, capite il trucco adesso? Mettete la ghiaia sul ferro, togliete la ghiaia e quel ferro che prima era ferro diventerà terriccio automaticamente. Quindi se ho adesso premessi raccogli terra, sotto ci sarebbe la terra. Invece raccogli ghiaia, sotto ci sarebbe la terra, anche se prima c'era una lastra di ferro. Come li conosco questi glitch? Beh ragazzi, io conosco Project Zomboid a memoria. Per questo ci ho messo tutta sta vita a scavare un cazzo di tetto. Ci sono tante cose che non ho fatto, ovviamente. Essendo un gioco così vasto, ci sono tante cose. Non ho mai inabitato il tetto, non ho mai fatto una scala verso il tetto del centro commerciale. Questa è la prima volta in tutta la mia vita, in tutte le mie quasi 1000 ore di Project Zomboid. Ma l'ho aperta? Allora pianta? Ah sì, devo scavare, madonna mia. Scavo. Pure io, sto imparando, vedete?
Ragazzi, la conoscenza non vuol dire intelligenza, cioè, è importante la distinzione tra conoscenza, tra sapienza e intelligenza, sono due cose diverse. Io posso definirmi sapiente su Project Zomboid, ma non sono intelligente, sono affatto intelligente, e questo lo saprete benissimo. In ogni caso, piantiamo le fragole prima di autocommiserarmi troppo per le mie pessime decisioni. Dobbiamo anche farci per l'appunto dei barili per la raccolta della pioggia, sennò col cavolo che riusciremo a innaffiare tutte ste piante. Prima che stava piovendo era l'ideale proprio. Dovrebbero bastarmene 4 per l'appunto. E mi avanzano 2 semi che... boh, me li mangio. 5 vermi ho trovato. Cioè, Cristo santo, ci sono delle run dove veramente scavo 10 terrici e non trovo neanche un verme. Qua ho trovato 5 vermi. Tu starei mica scherzando. Sono le 5, madonna mia, ho lavorato un giorno intero, incredibile. Dormi ragazzo, te lo sei meritato. Spegniamo la luce? No, ho paura del buio. Sono letteralmente intoccabile qui, letteralmente intoccabile, nessuno mi può fare nulla. Ok. Sì, prenditela con comodo, vuoi svegliare altri alle 5? Che cacchio. E vabbè ragazzi, missione compiuta, abbiamo, ovviamente, fatto un buon progresso. Non proprio leggendario, ma abbiamo della terra, abbiamo un tetto, abbiamo le piante, ora ci mancano i barili per la raccolta della pioggia, quindi nella prossima puntata penso che andrò in città ovviamente a eliminare qualche zombie e a raccogliere un po' di... a raccogliere un pochino di... sacche della spazzatura. Io ora vi ringrazio per aver fatto fin qui, vi auguro di vedere la prossima puntata, non dimenticate che siete migliori, vi auguro il meglio.